Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. E sapete il titolo e l'argomento di cui parleremo stasera riguarda in 200 anni dalla rivoluzione greca, quella che ha portato allo Stato libero greco la Grecia che è oggi. Un particolare ringraziamento devo fare ai nostri ospiti, la professoressa Tullia Catalan dell'Università degli Studi di Trieste, il dottor Teodoro Cucciogianis, responsabile per il Museo del Parlamento greco, ci ha fatto l'onore di scomodarsi e venire qui a Trieste insieme alla sua moglie, la signora Cristina, che è qui presente, per presentare anche lui la storia del filelinismo e ringraziamo in particolare anche il Parlamento greco che gli ha dato la possibilità di venire qua. È una dimostrazione che anche il Parlamento greco ha valutato positivamente la nostra iniziativa di presentare questi argomenti lontano dalla Grecia. Trieste ha giocato un ruolo molto particolare per la rivoluzione, contributi economici ma anche di persone che sono andate a combattere in Grecia. Quindi di tutto questo parleremo stasera, spero che sarà... Un argomento che vi interesserà a tutti vi darà soddisfazione per il contenuto, e voglio ringraziare anche Maria Casotagli, perché sì, non ho parlato della professoressa Cacciardi, la quale però non è presente, ma andrà in onda per dirlo in lingua televisiva grazie al contributo che abbiamo qua dei nostri amici e ringrazio anche la studentessa, dottoressa adesso, che ha presentato questa il suo lavoro, una tesi di laurea dedicata al filellinismo, al contributo dei greci e dei triestini alla lotta in Grecia. Quindi tutto sommato avremo argomenti e materiale per... ...tutto quello che riguarda la rivoluzione greca. Grazie. Allora do la parola alla professoressa Catalan per, per presentare il suo argomento. Grazie. Allora, buonasera a tutti e a tutte. E per me è un vero onore essere qui sì. di nuovo... Eh, presso la comunità greca e mh, volevo anche porto anche i saluti e i ringraziamenti della mia direttrice di dipartimento, la professoressa Elisabetta Vezzosi, che purtroppo non può essere qui perché abbiamo mille altre cose, abbiamo laurea, sono giorni molto intensi, ma è qui con noi, comunque con me e Francesca eh, in questo pomeriggio. Io voglio ringraziare però anche a nome del Dipartimento di cuore la eh, comunità greca eh, Maria Kasottakis proprio per la sensibilità anche eh, dimostrata nei confronti del nostro Dipartimento, eh, anche per questo premio di laurea, anche per aver dimostrato e eh, eh, proprio ci ha spinti Maria ad avviare questa. Ehm, questa tesi eh, ragionando su un periodo, quello dell'Ottocento, che purtroppo pochi studenti vogliono analizzare. No? Cioè abbiamo tutti gli studenti di storia contemporanea che vorrebbero studiare il post-Seconda Guerra Mondiale, ma sono rarissimi gli studenti e le studentesse invece che eh, vogliono approfondire questo periodo che eh, però è veramente entusiasmante eh, dell'Ottocento. Eh, Francesca è un'eccezione, eh, Francesca Massaro, la dottoressa Francesca Massaro, eh, ha accettato da subito invece con entusiasmo di cimentarsi e eh, sottolineo è una laurea triennale, non è magistrale, eh, eh, ma lo ha fatto con grande passione a cimentarsi anche, devo dire la verità, con una eh, mole di storiografia eh, notevole, soprattutto negli ultimi anni perché eh, è stata molto analizzato anche in anni recenti eh, il, tutto il fenomeno anche del volontarismo internazionale a favore della rivoluzione greca. Cioè gli studi stanno cambiando e man mano che eh, anche come storici e come storiche eh, stiamo analizzando carteggi, memorie, diaristica e così via anche nel resto dell'Italia, dell non soltanto in questa nostra città che è un po' particolare come tutti sappiamo, no? rispetto, anche come rapporto che ha sempre avuto con la Grecia rispetto al resto della penisola italiana, stanno emergendo comunque nuove fonti, nuove informazioni che ci permettono di eh, seguire un lungo filo rosso praticamente che ci porta dai primi volontari da tutto questo importantissimo fenomeno da tutta Europa, ma con tantissimi eh, provenienti dai, dai, dai vari stati italiani ancora all'epoca, per giungere addirittura poi a molti di questi, e questo tocco il caso locale, alla, a combattere come volontari i redentisti nella Prima Guerra Mondiale, a fianco di altri volontari eh, filo-italiani sempre della comunità greca. Penso che il lavoro di Francesca eh, sia un lavoro eh, diciamo, che ha appena iniziato, a mio avviso. Lei ha dissodato una parte del terreno e ci siamo rese conto immediatamente, poverina, eh, si è trovata travolta dalle fonti possibili. Siamo pieni di nomi, vedrete qualche esempio. Abbiamo due filoni importanti, quello molto artistico legato proprio a questa città che andrebbe sicuramente approfondito e poi c'è il filone eh, politico eh, in cui vediamo eh, sì lavorare tutto questo Porto Franco ma vediamo anche eh, lavorare in nome di un volontarismo internazionale con, che ha alla base i desideri eh, democratici e anche di libertà. Eh, di libertà in tutti i sensi, libertà religiosa, libertà ehm, di autodeterminazione dei popoli e così via. Ecco, vedrete i materiali. Francesca, eh, naturalmente, essendo una tesi triennale, eh, ha focalizzato anche una prima parte, contestualizzando, come richiesta una tesi, ovviamente, la parte inerente a cosa significa il filellenismo anche per l'Italia e non solo ma poi ci siamo concentrate soprattutto su Trieste. Su Trieste noi abbiamo, come tutti voi sapete, eh, gli studi assolutamente fondamentali e di livello internazionale di Olga Kacziardi-Hering, che colgo l'occasione qui se è in ascolto per salutarla. Olga è, posso dire, una, eh, una, una grandissima collega e una cara amica, anche abbiamo lavorato molto assieme, io lavorando sugli ebrei e Olga lavorando sui, sui Greci. Ciao Olga, eccola qua dietro di me. E vedo che questa strada, è la strada che ha intrapreso Francesca, come sentirete già da stasera, apre molte prospettive. Altre mol, apre molte prospettive anche che ci permettono forse di comprendere meglio la specificità di questa città di Porto, dove tutti arrivavano, si sentivano a casa loro, c'era un profondo scambio continuo, questo dura fino ai nazionalismi, come sappiamo, ma c'è un lungo filo eh, che lega anche molti redentisti della Prima Guerra Mondiale proprio al helenismo e all'esperienza greca. Quindi, è stato come dissodare un nuovo terreno eh, e speriamo che in futuro eh, possa germogliare e di ritrovarci magari per la puntata numero due, quando andremo dentro tutte queste biografie di cui noi oggi daremo, Francesca darà solo qualche breve tratto. Non voglio portare via più tempo, io mi scuso subito perché. Per questioni sempre di eh, accavalamento di impegni, quando avrà finito Francesca, ahimè, io devo andare perché devo andare a Topolò, stazione Topolò, dove come comunità ebraica, il museo ebraico di cui sono responsabile scientifico, facciamo uno storytelling, che faremo anche in città presso, sull'emigrazione ebraica da Trieste, che faremo anche in città il 19 di luglio. Presso il giardino del museo, dove siete naturalmente tutti invitati. Però devo andare a rappresentare il dipartimento, perché, ecco, quindi mi scuso perché non mi piace di solito dovermene andare mentre le cose. E quindi mi scuso da subito anche con Olga Cazzardi-Hering perché non potrò ascoltare il suo sicuramente importante, interessante intervento e anche il suo. Veramente mi dispiace molto. Niente, questo è quanto e eh, eh, a questo punto penso che eh, non so se è Francesca che deve, che deve parlare, darei la parola a Francesca che si è laureata a pieni voti con lode questa mattina. Perdonatela se sarà emozionata, se correrà, perché insomma l'abbiamo proprio scecherata oggi, stamattina, Laura e adesso davanti a un pubblico e non è facile, ecco, non lo è mai per nessuno di noi. Figuratevi per una giovane studentessa e dottoressa. Un grande... Il contenuto della, della mia tesi, come anche avete letto appunto il titolo, è appunto le Thanatos l'ho voluta. Intitolare così, con particolare riguardo alla situazione triestina durante appunto la guerra eh, di eh, indipendenza appunto della Grecia. e Thanatos, come appunto ben sapete il motto appunto, della Grecia, per cui eh, questi eh, volontari erano e sono stati disposti a dare la vita, eh, appunto libertà o, mo o morte, eh, proprio per un ideale di libertà e di libertà appunto di eh, voler ehm, e essere per la prima volta è appunto come poi appunto ci sono sono appunto riusciti non solo con l'indipendenza del 1830 ma poi con, la, con le varie appunto tappe che portarono alla piena indipendenza e alla piena unità della Grecia anche appunto negli anni successivi fino alla fine del XIX secolo a realizzare appunto quella piena libertà che al popolo greco era stata negata da appunto secoli di, come sappiamo, dominazione comunque da eh, straniera, eh, già appunto dal più di quattro secoli di dominazione straniera, dal XIX secolo appunto indietro. Eh, come... ah. Un breve accenno solamente per introdurre poi il ruolo dei volontari, eh, dei volontari appunto Garibaldini per, ehm, appunto a Trieste e capire l'humus in cui questi volontari appunto si mossero. L'humus è appunto il fidelinismo eh, del grecofilia, l'amore per la Grecia che ha mosso appunto questi giovani eh, volontari ad andare appunto al, a dare appunto la vita anche per il, per il popolo greco il fedelismo si snoda in, vari, eh, in varie ramificazioni, abbiamo appunto la ramificazione letteraria, mi ha particolarmente interessato anche durante, nella tesi per quanto riguarda il caso Tristino il caso di Niccolò Tomaseo, che ha, avuto, mh, che ha scritto molto eh, per l'indipendenza della Grecia e a favore del popolo greco. Sì. Ma... E la eh, parte che più eh, mi preme per cui poi ho studiato, per cui ho trovato fonti sono stata anche in archivio eh, per, eh, abbiamo trovato una ricca corrispondenza anche tra il padre e il figlio eh, di questo giovane tristino eh, di soli 12 anni eh, nato nel 1829 morto nel 1884 che eh, in una serie di 52 tavole ha rappresentato la guerra di indipendenza ellenica in realtà le, tue, le sue tavole partono dal 1791 quindi già le prime rivolte contro appunto, il dominio ottomano fino al 25 marzo con il 1891, allo scoppio della guerra di indipendenza fino ad ora, mostrerò alcune appunto. Eh, ho selezionato alcune tavole eh, che mostrano appunto eh, questo giovane ragazzo infante in realtà un 12 anni che eh, attraverso una serie di incontri attraverso anche un humus triestino favorevole eh, ricordiamo che Trieste è una città già eh, dagli da Asburgo comunque mitteleuropea, Europea, ricordiamo che Trieste è un porto franco già dal 1719 in poi quindi ricordiamo la stessa nascere della comunità greca all'inizio appunto del Settecento eh, per cui Trieste e poi la, parente, la patente di tolleranza anche per cui i greci appunto e non solo trovano una, eh, una, una vera forma di ospitalità dal popolo triestino e così furono e così fu appunto sempre appunto Trieste è sempre stata eh, questo insomma lo sappiamo un luogo di incontro un crocevia di incontro all'interno del Mediterraneo uno dei porti più importanti e uno, tra l'altro, delle comunità greche, forse la più grande, con Ancona e Livorno in Italia, ma comunque la com comunità triestina sicuramente la più importante. E quindi, appunto, Gatteri, nel, prendendo spunto dalla storia della rigenerazione della Grecia di Pocuville, in 52 tavole. Ci mostra questo album ehm, che appunto realizza con. Mm, con io ho alcune tavole, appunto, poi le analizzate, le ho anche. Ehm, le ho viste una per una. E si vede. Ecco, ora ne mostro qualcuna. Ecco sì. E queste eh, sono le tavole che, alcune che appunto ho selezionato, di alcune scene di guerra, non solo di guerra ma anche. E ho selezionato in particolare ecco, per esempio l'arcivescovo Germanos che giura di difendere la patria fino alla morte, oppure anche successivamente ho trovato il ruolo delle donne, di molte donne che contribuirono anche alla, dando anche la vita per i propri figli, per i propri mariti, perché poi noi sappiamo che comunque anche le donne hanno avuto un ruolo importante sia per il risorgimento italiano così come per il risorgimento greco. Eh, abbiamo molti nomi appunto anche di donne nella mia tesi, ne ho accennate alcune comparando anche il risorgimento greco e con il risorgimento italiano e trovando chiaramente delle, delle somiglianze ma non sono cronologiche pensiamo ai moti del 21 in Italia e lo scoppio della rivoluzione in Grecia l'humus comune per cui questi, questo ideale democratico che poi sfocia in molti esuli che non trova perché poi l'humus per cui il il, il fenomeno del volontariato in Grecia sono la maggior parte degli esuli, quella che viene chiamata l'internazionale liberale, cioè molti esuli che con il bisogno di patria, che non potevano soddisfare in Italia, perché i moti poi del 20, del 21, del 30, del 31, repressi, riuscirono a realizzarlo appunto in Grecia e riuscendo poi appunto con la liberazione della, della stessa Grecia e non solo, anche poi ora vedremo nell'insurrezione cretese sia del 66 e in particolare nel 97 a Domokos, dove Domokos è particolare, l'ho studiata particolarmente perché troviamo non solo volontari italiani in Grecia, non solo greci, tresti, greci trestini in Grecia, ma proprio appunto dei trestini che hanno dato uno in particolare anche ha dato la vita nella battaglia di Domokos, ma comunque... All'interno del corpo garibaldino, ora vedremo che circa 40 furono i trestini che, eh, che comunque hanno combattuto sì, per l'indipendenza dell'unità della, dell della Grecia. Sì, qui ci sono altre tavole e delle donne che e difendono i propri, i propri figli, oppure alcune battaglie, appunto ho preso le più significative, quelle che anche più credo siano, eh, che rappresentano meglio eh, la, eh, anche, perché poi studiando un po' anche l'evoluzione eh, ecco, degli anni della rivoluzione greca, mi sono resa conto di quanto veramente è stata eh, sofferta, ma anche fortemente eh, impregnata di un, gran, cioè di un grande eh, valore alla base di una vera eh, unità appunto poi della... Comune, eh, in questa lotta, eh, tanto strenuamente voluta per la libertà. Queste sono altre due tavole: e il vescovo sì, che incendia le polveri nel forte di Santa Veneranta e poi le altre donne di Regnasse, sperando di potersi difendere dai turchi, che incendiano le torri. Quindi, di nuovo, il ruolo delle donne che mi è sembrato rilevante perché spesso magari non, eh, non ci si fa. Caso magari rimane sullo sfondo, in realtà non, eh, hanno, hanno sempre avuto un ruolo rilevante. Sì. Queste altre, sempre altre tavole che ho, che ho selezionato, sempre altre donne implorano l'aiuto divino mentre seguiva la battaglia e chiaramente la religione poi è un filo rosso che lega eh, non solo il risorgimento italiano anche, ma anche eh, il, insomma, il risorgimento greco perché poi quello che univa era una forte eh, l'unione eh, nel, eh, nella religione e nell'ortodossia un altro ecco, sempre seguendo il filellenismo appunto nell'arte un altro importante e insieme a Gatteri fu, è stato appunto Cesare dell'Acqua, nato a Pirano ma lavorato insomma a Trieste e che a, ehm, anche lui ha contribuito, era un amico di Gatteri, ho anche visto una corrispondenza tra Gatteri e appunto Cesare dell'Acqua che ha contribuito anche per la comunità con due, eh, con due tele, eh, appunto di San Giovanni Battista che predica nel deserto e Cristo che ama Stefan Ciulli che furono appunto commissionate per la comunità e poi inoltre, ora io ne ho selezionato solamente due perché una esemplifica chiaramente la prosperità commerciale di Trieste quindi comunque un elogio a quella che era la Trieste nel 1800, quindi una Trieste in fiore dal punto di vista di un porto commerciale a cui i, tristini, i greci triestini contribuirono e anche vabbè, la madre greca, ecco di nuovo il motivo delle donne e quindi eh, che ci sarebbe dell'acqua anche in altri dipinti, rappresenta, eh, mh, eh, rappresenta volti, volti di greci, volti di donne greche, eh, volti di tristini eh, e mi è sembrato abbastanza esemplificativo anche molto pregnante come, come tela. Un altro... E Vittorio Polli, e in particolare perché lui è stato un garibaldino che durante la, la spedizione del 1897, poi la battaglia del maggio del 1897, ha dipinto in battaglia alcune di queste, di queste tele che poi ci sono rimaste. E per esempio vedete l'allegoria dei garibaldini in Grecia e quindi e cosa, come i greci vivevano come i garibaldini vissero l'esperienza appunto in Tristini perché eh, Vittorio Pol era un tristino garibaldino del corpo garibaldino che poi fu ricordato dall'amico entrambi feriti entrambi poi tra l'altro i redentisti che parteciparono alla grande guerra e anche ecco viva la grecia è proprio una lui fece questa tela Proprio appena al ritorno dall'esperienza di Domokos nel 1897, quindi questa ode all'esperienza all appunto in Grecia. E quindi quello che è per riagganciarmi al volontarismo nel risorgimento greco, come il fenomeno del volontarismo ha avuto chiaramente il fenomeno dell'esilio e del volontarismo nel risorgimento italiano, così come anche nel risorgimento greco, a formare quella che è stata definita no, la Grande Armée della Libertà, quindi un'armata volta alla liberazione dei popoli, che non erano appunto molti italiani che fuggirono volontariamente. Pensiamo, ora io mi concentrerò chiaramente sul caso Tristino, ma pensiamo a nomi celebri che hanno dato la vita all'indipendenza della Grecia, Byron, oppure Santore di Santa Rosa. Ma proprio per quanto riguarda i Tristini, ho trovato 40 nomi, 40 Tristini, inquadrati appunto nel secondo battaglione, nella prima compagnia del corpo Garibaldino e nella battaglia di Domocos che hanno dato la vita alcuni appunto hanno dato la vita per l'indipendenza, per, per la liberazione all'interno della guerra greco-turca per la questione di Creta, perché sappiamo appunto che la Grecia, cioè, nonostante nel 1830 fosse stata dichiarata libera, non è in realtà tutta unita, perché Creta mancava ed è mancata per tanti anni. Questo è un tristino. Che eh, lui in realtà di battaglie ne ha fatta solamente una, però è stato due anni in Grecia, è stato considerato il primo poeta romantico eh, della Giulia e lui era eh, Pasquale Besenghi degli, Ughi, nato nel 97, poi morto, è morto appunto nel 49 e lui è stato due anni in Grecia raccontando quasi come se fosse più un poeta e quello con questo, questo afflato insomma un grande amore filillen, sempre ispirato al filenismo tipicamente appunto eh, di, questa di questa terra e l'esperienza in Grecia ha eh, partecipato anche a una battaglia ed era innamorato della Grecia tant'è che anche poi mh, ho letto eh, lode che è stata fatta insomma alla sua morte in cui lui continuava sempre ad aspirare al e quindi invocava anche il popolo italiano finché facessero quello, gli italiani, che era stato fatto in Grecia, quindi quell'unione che i greci avevano, che fosse poi anche ripetuta in Italia per poi l'unità successiva che c'è stata. Ecco, ehm, all'interno del quindi le Camicie Rosse, perché, perché appunto il risorgimento greco mi è interessato perché proprio ehm, i, i Garibaldini appunto che andarono eh, erano appunto guidati da Ricciotti Garibaldi nel 97, il figlio eh, del più noto insomma, Giuseppe Garibaldi, eh, che nel 97 eh, sono partiti 1323 volontari alla volta della Grecia eh, per ehm, per quello, insomma, per quello internazionale che poi Garibaldi anche insomma, sognava, quell'idea di libertà che fosse esteso tra l'altro non solo in, in Italia ma anche in Europa perché poi Garibaldi ecco, sognava poi quella che era proprio una confederazione no, con a capo queste nazioni che se erano libere dovevano essere democratiche e quindi appunto anche un principio democratico per cui l'indipendenza era la libertà e quindi era la democrazia, era una serie di uguaglianze che i garibaldi furono imprescindibili che sappiamo poi lo spinsero in varie, in, cioè in varie spedizioni, non solo dal 1860 ma poi anche successivamente. Nel 66 appunto eh, scoppia l'insurrezione cretese, importante perché eh, anche qui eh, abbiamo tanti volontari che si, eh, italiani in Grecia, eh, tra cui anche, ecco, io ho 200 circa 200 volontari, in realtà se leggiamo le memorie dell'epoca, eh, le memorie ecco, anche volute da questo eh, spirito che romantico anche, che, li, eh, che li, 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 li teneva insieme, e per, si parlava anche di numeri di mille, duemila volontari, nelle memorie, per esempio, pensiamo di Ricciotti Garibaldi che partecipò all'inizio. Poi ecco, i veri che andarono sono stati 200, di cui 30 feriti. E, e, e appunto perché? Perché eh, sappiamo che Creta, quella che è stata definita la grande idea, no? perché eh, cioè quella di fare una Grecia dopo il 1830 che fosse veramente unita. Cioè che andasse, perché poi sappiamo che in realtà al 1830 di greci della Grecia libera non solamente un quarto, poi nel di tutti i greci poi che erano sparsi lungo il Mediterraneo della, nel corso appunto del, del, del lungo il XIX secolo fino dobbiamo aspettare in realtà anche dopo con le guerre balcaniche poi all'inizio inizio del 1900 fino ad arrivare a una piena unità della Grecia. Ecco interessante, è Domokos, del mio, tra, appunto il 1897, il 17 maggio. Mi è interessato particolarmente perché qui abbiamo, non solo, abbiamo intanto parte per Domokos, una legione fine ellenica voluta dal governo greco, che contava 200 volontari provenienti non solo dall'Italia, ma anche appunto dal, dal resto dell'Europa. Ma poi abbiamo questo corpo garibaldino di 1323 uomini, di cui 40 trestini, inquadrati nel secondo battaglione, e nella prima compagnia. E appunto ecco, poi tra l'altro ho selezionato in Vittorio Polli e Garibaldini alla battaglia di Domocos, che attualmente si trova nel Museo dei Risorgimenti a Trieste. E, e qui appunto troviamo 40 trestini, un morto e molti feriti. Ora io ho ricercato brevemente eh, alcune, eh, alcuni nomi, ecco, eh, e ora ho visto anche, ho ricercato e ho trovato le biografie di questi singoli, ho, ora le elencherò i più importanti. Il filo che li unisce, al di là poi dei singoli nomi, è intanto la derivazione chiaramente mh, di ispirazione. Tutti di ispirazione patriottica, irredentista, triste, perché erano tutti tristini. Da qui una prima spedizione in Grecia nel 1897 e soprattutto il fatto che al ritorno molti di, cioè, tutti di questi tristini parteciparono dai redentisti alla Grande Guerra. Ora, Ecco, Vittorio Polli che ero citato precedentemente che ha partecipato, faceva parte del circolo Garibaldi e quindi che ha partecipato alla, alla, alla spedizione del 97, come Giovanni Calegari ecco che, e, che anche lui partecipò alla grande guerra e morì a fine degli anni 20 nel 29, Leone Veronese di cui ho letto anche delle, degli stralci diretti che era componente del comitato segreto d'azione, e anche lui, fortemente redentista, e anche lui poi non solo era redentista prima guerra mondiale, anche lui internato poi successivamente in alcuni campi, dopo la prima guerra mondiale, Raskovic, eh, il lui e soprattutto il padre, il padre era un garibellino, aveva, aveva partecipato alle spedizioni dei mille, anche poi negli anni 60 successivamente, e ehm, aveva finanziato i comitati finellenici, perché poi sappiamo che in Italia fiorirono vari comitati finellenici. Felice Masella, anche lui nel Comitato Segreto d'Oziona, poi eh, morto nel 1930, Giovanni Pagano, anche lui nato nel 1938, Garibaldino, morto, na, nato, insomma, poi morto a Trieste nel 1900, poi eh, Giuseppe Rutter, sì, nato a Trieste nel 1973, poi anche lui non solo nel 1997 ma anche nella Prima Guerra Mondiale quindi anche questo è un leitmotiv che li unisce tutti e mi è sembrato abbastanza interessante Gaetano di Blasio anche questo tristino Riccardo Valle, nel 75 nato e poi anche nel 97 nel 1912 perché poi anche nel 1912 c'è una terza spedizione a favore della Grecia in cui ci furono anche dei eh, in cui parteciparono appunto dei Garibaldini il corpo di Garibaldini poi Ettore Wieser, nato anche a Triss nel 72, partecipò anche lui a Domocos anche nella Grande Guerra. Gino Mauro e Coreste Tomasi, importante perché è l'unico morto a 25 anni durante la battaglia di Domocos, perché tutti gli altri rimasero feriti anche gravemente. Ci sono anche delle immagini, tra l'altro, che ho trovato eh, di Vittorio Polli che raffigura i commilitoni a Domocos feriti. Poi eh, riusciti insomma, poi molti successivamente anche salvi. Invece il giovane Oreste Tomasi è l'unico morto, Domokos, quindi che ha dato la vita per la terra greca. Giuseppe Franca, nato nel 70, e poi anche lui è arruolato non solo nel 97, poi nel 1915 è internato anche, e, e che poi morì nel 50, 1950. Allora io. Questa breve. Spero di non aver annoiato, <ride> spero. Era una piccola, solo una piccola esposizione della mia, eh, del mio lavoro che ho fatto che mi ha entusiasmato, che, mi ha anche, eh, che comunque mi ha portato eh, tanto tempo ma speso, eh, speso davvero... Io credo e eh, sono cresciuta tanto in questo anno, sono cresciuta tanto eh, nel, nella ricerca, nello studio delle fonti, della storiografia e da quella coeva a quella più recente, perché come diceva la professoressa abbiamo scoperto un mondo praticamente e che e spero possa essere coltivato in futuro. E, e, e niente, insomma, quindi questo è il contenuto della, della mia tesi. Ecco, lo spunto di ricerca eh, per cui appunto mi sento eh, che mi interessa, che mi ha interessato, no? come anche notavamo con la professoressa, è proprio eh, il, eh, il legame che lega questi Garibaldini del 97 a poi la Grande Guerra. E quindi e mi è interessato come questi Tristini, perché poi è importante anche dire che è di triste e non è indifferente per l'humus in cui appunto questi vissero, e poi qual è il, quello che li ha spinti poi a partecipare tutti dai redentisti alla Grande Guerra. Quindi questo è un filone di ricerca che mh, credo che sia ancora molto, molto da, da scoprire, ma insomma, come si usa a dire, questa è un'altra storia. Sente? Okay. Possiamo forse ridurre un po' la luce? Meglio okay. allora, buonasera a tutti. Vorrei ringraziare sinceramente di cuore la comunità greca di Trieste. al nome del presidente Stylianos Rizzo, del reverendissimo archimandrita padre Gregorio e la grezia direttrice della fondazione di cultura greca eh, signora Kefalogiannis. Per questo invito che mi onora molto e per l'opportunità di essere oggi qua e condividere pensieri, immagini e sentimenti sulla Grecia, la libertà, la solidarietà dei popoli come fu espressa tramite il filellenismo, anche italiano. Molto tempo fa, con la carissima Maria Casotachi, che vorrei ringraziare in modo particolare. Abbiamo discusso la possibilità di collaborare ad una mostra qua a Trieste riguardo alla celebrazione dei 200 anni dalla dichiarazione della rivoluzione greca. Però le condizioni strane e difficili che viviamo tutti hanno cancellato l'idea. Speriamo di poter fare qualcosa in futuro. Il mio contributo oggi in questa interessante giornata di studi ha a che fare con l'immagine con e senza virgolette che conosciamo della guerra di indipendenza greca. Questa immagine generale non è diversa dalle molte interessanti immagini frutto dell'arte del filellenismo. Proverò a progettare l'iconografia filellenica sulla base di temi concreti e motivi particolari in modo da poter comprendere ma anche apprezzare il contributo dato dal filellenismo tramite l'arte al tema della libertà greca. Nell'opera qua esposta come frontespizio, il titolo Saremo liberi prende spunto dalla scritta in caratteri greci e in lingua dotta, Feli imetha eleftheri, posta sotto l'inferriata del, della prigione, dietro la quale affiora terribilmente minazioso e sarcastico il volto di un turco. Il tema era stato quindi interpretato in chiave simbolica. La morte piuttosto della sottomissione, secondo il moto rivoluzionario greco, libertà o morte, elefteria i Thanatos. La copia presentata qua corrisponde a personaggi storici, Giorgio Rodios e Demetria. Al di là del dato storico, questa immagine può essere considerata come un'allegoria di tutta la guerra greca di indipendenza. Molte caratteristiche fondamentali per l'iconografia filellenica della rivoluzione greca sono definite in gran parte già nel periodo pre-rivoluzionario con la rappresentazione allegorica della Grezia durante il periodo prematuro del filellenismo alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento. Sul frontespizio dell'edizione monumentale del conte Suasel-Gouffier intitolata «Viazio pittoresco della Grezia» pubblicato nel 1782, opera chiave della letteratura come pure dell'iconografia filellenica, si rappresenta l'allegoria della Grecia schiava in catene tra monumenti in onore di uomini famosi dell'antichità legati all'idea di libertà come Licurgo, Temistocle, Miltiade, Leonida. Su una stele, accanto alla personificazione della Grecia, è scolpito l'epigrama di Simonide per i catudi alle termopili mentre sulla rocca sul fondo un epigrafe in latino, exoriare aligvis, chiama qualcuno a svegliarsi e liberare la Grecia. In questo modo di rappresentare la Grecia si visualizza appunto la percezione da parte dell'Europa occidentale, con cultura classica, del popolo greco. Il paragone tra i greci antichi e moderni è stato un motivo ricorrente nella letteratura relativa. Che intendeva riconoscere la continuità storica dall'antichità fino alla realtà contemporanea del Settecento. Dunque, questa raffigurazione emblematica della Grecia, schiavizzata però erede di un passato glorioso, a cui chiede l'aiuto per rompere le catene, costituisse una precoce dichiarazione visuale del filellenismo. Questo motivo della Grecia in schiavitù si diffuse fino alla rivoluzione. Sia in opere d'arte importanti, come l'allegoria di Turner a destra, mentre già era scoppiata la lotta, sia nella cultura visuale in generale, anche nella stessa Grecia, come si vede nel frondespizio dell'edizione dell'importante studioso greco Adamandios Korais, intitolato Appello a guerra. Già alla fine del Settecento, l'altro eminente rappresentante dell'illuminismo greco, Rigas Pheraeus, raffigura la Grecia in forma allegorica nella sua pianta monumentale come una donna in trono con i simboli delle lettere, delle arti e del commercio, mentre ai suoi piedi si trovano emblemi delle scienze e l'odissea di Omero. Questa personificazione della Grecia di Rigas riprende un originale francese, la rappresentazione della Grecia sul titolo della pianta di Guillaume de Lille, da dove Rigas prende in prestito non solo il cartus, ma in generale lo schema della sua pianta. Nello stesso periodo... Tra il 1797 e il 98 visita l'Epiro e il Peloponneso l'ufficiale d'esercito Dimot Stefanopoli con suo nipote Nicolò. Provenienti ambedue dalla Corsica, di origine magnota però, raccolgono informazioni per conto di Napoleone Bonaparte riguardo alle intenzioni rivoluzionari del, nel territorio greco. Secondo la descrizione del loro viaggio nella città di Ghitio hanno trovato nelle rovine di un tempio un rilievo qua a sinistra con la figura di Vittoria. La figura scolpita fu riconosciuta come personificazione della libertà e di Sparta portando l'epigrafe Vittoria o Morte. Questo sarà il motto della rivoluzione greca due decenni dopo, quando la Grecia si risorgerà, guidata dal suo destino storico, come si vede a destra. La Grecia guarda le rovine antiche e sogna la libertà. A rompere le catene, come rappresentata la Grecia risorta qua, la aiuta la dea Minerva mentre la incorona la vittoria antica. Più avanti vedremo in dettaglio la relazione stretta tra l'arte del filellenismo e l'iconografia classica antica. La pernosificazione simbolica della Grecia rivoluzionaria, dipinta nel quadro emblematico di Eugenio della Croix e nello stesso tempo del romanticismo in assoluto, la rappresenta mentre si lamenta a Missolonghi, bombardato e devastato nell'aprile 1826. Il romanticismo dell'epoca rappresenta la Grecia nell'arte come una donna drammatica, tragica, pronta a sacrificarsi per proteggere i suoi figli, come è riflesso nello sguardo deciso della madre greca nel capolavoro già visto prima di Cesare dell'Acqua, pittore amato qua a Trieste e soprattutto della comunità greca. Infine, la personificazione della Grecia si identifica nel lungo Ottovento con la figura della Vittoria che porta la bandiera greca trionfante e dipinta sulla fresco del soffitto, sempre qui a Trieste, nel palazzo Giacarziotti che spicca nel centro della città qui vicino. Quanto scoppiò la rivoluzione greca? Gli episodi drammatici offrirono temi iconografici che rispondevano ai desiderata estetici del romanticismo con forti emozioni. Primo in questa serie di scene di brutalità e violenza che sfidavano la sensibilità umana del pubblico europeo e poi contribuivano alla fioritura del della solidarietà e del filellenismo, fu la decapitazione del patriarca ortodosso a Costantinopoli nell'aprile del 1821. L'anno successivo, il massacro sull'isola di Schio e le descrizioni delle barbarie ottomane scioccano l'Europa e il mondo. A parte i rapporti sui giornali e le illustrazioni nelle incisioni, la rappresentazione della distruzione a Schio nell'altro quadro monumentale di Eugenio della Croix rafforza il fatto storico nella memoria collettiva nella maniera più impressionante. Fu la sua prima grande sintesi pittorica riguardo la rivoluzione greca. In modo simile, la distruzione dell'isola di Psarà nel giugno 1824 si offre per vincere di nuovo la Grecia come martire. Qua, Susanne Inart, parente dell'importante fileleno svizzero Giovanni Gabriele Inart, amico di Giovanni Capodistria, preferisse non presentare scene violente, ma sul genere delle allegorie che abbiamo visto rappresenta la personificazione di una Grecia schiava ma allo stesso tempo imperiosa. L'episodio della lotta greca che più di tutti aveva dato una spinta al movimento filelenico fu senza dubbio l'assedio e la presa di Missologhi dopo eh, la cosiddetta esodo eroica nell'aprile del 1826. A parte la Grecia sulle rovine di Missologhi di Delacroix, opera già vista, una pletora di opere raffigurano per il pubblico internazionale i cosiddetti assediati liberi. A destra, in una scena ancora più drammatica, si rappresenta la Grecia pronta al suicidio dopo che ha perduto i suoi cari, marito e figlio. Sul fondo le colonne antiche sono necessarie per collegare la scena con il luogo greco. Gli ultimi difensori di Missolonghi, opera dell'importante pittore Fileleno Odevaere, hanno deciso di provare... La cosiddetta Esodo, e pensano al destino che li aspetta. Scene dell'assedio di Missolonghi, come la benedizione della lotta dal prete a sinistra o l'ultima messa a destra, riprodotte in multiple incisioni e oggetti decorativi, hanno come risultato la propagazione visiva del tema della resistenza eroica a Missolonghi e della guerra greca in generale. Le scene dell'assedio e della caduta di Missolonghi, non sono sempre realistiche e neanche dettagliate. Per esempio in questa incisione il bombardamento della città è rappresentato con un castello senza alcuna corrispondenza con la topografia reale del luogo. Però Missologhi, con il suo spirito combattivo eccezionale, non è più un luogo specifico ma ideale. Diviene l'idea e il simbolo di tutta la rivoluzione greca. Non solo gli episodi drammatici, ma pure le vittorie ispirano l'arte filalenica. Il fatto storico di interesse internazionale, la vittoria degli alleati Gran Bretagna, Francia e Russia nella battaglia navale del Navarino nel 1827, viene riprodotto nelle arti visive più di una volta. Il pittore francese Louis-Ambroise Garnere, vedutista al servizio dell'ammiraglio della Francia, Visita personalmente, dopo ordine ufficiale, il sito di Navarino, solo 15 giorni dopo la battaglia storica. Lì esegue molti disegni del territorio ed inizia a lavorare su una grande composizione della battaglia navale. Per realizzare una raffigurazione più fedele e dettagliata prende diretta informazione dall'ammiraglio francese D'Erigny. Il pittore presentò il quadro storico in una cerimonia ufficiale a Parigi nell'ottobre del 1828, cioè nel primo anniversario della battaglia vittoriosa. Grazie al suo successo irripetibile ne fece varie versioni con variazioni. Il quadro di Garderet costituisce un documento artistico autentico con le navi degli alleati in, in primo piano che colpiscono la guardia turca dell'isola Sfacteria. Fino sullo sfondo si distinguono tutti i dettagli e le manovre della flotta. La battaglia navale a Navarino non fa parte solo della storia della rivoluzione greca, ma è anche un episodio storico del lungo confronto tra l'occidente cristiano e l'est islamico. Per questo motivo l'iconografia relativa è molto ricca e ampia. Qui si vedono varie rappresentazioni in pittura e in incisione. Che gareggiano in realismo e dettagli. La vittoria for delle forze cristiane a Navarino era celebrata in tutta l'Europa cristiana. Le novità e il loro effetto sono raffigurati a loro volta in incisione, per esempio a sinistra, e anche in oggetti come il vaso a destra, molto decorato, con le figure della Vittoria ai lati. In generale, il filellenismo è particolarmente. L'arte felleellenica fanno affidamento sul culto dell'antichità classica greca. Senza dubbio, l'arte europea occidentale moderna guarda alla Grecia di fine 700 e inizio 800, cioè alla Grecia del periodo più o meno neoclassico, attraverso il filtro ideologico e culturale della continuità della storia e della civiltà greca. Addirittura paragona i greci moderni ai loro gloriosi addennati. La Grecia è rappresentata dall'Occidente fino all'inizio dell'Ottocento tra immagini, opere d'arte e soprattutto illustrazioni in libri prodotte dai viaggiatori che nello stesso tempo sono adoratori dell'antico e ricercano nel territorio greco i monumenti antichi classici. Un po' prima della rivoluzione i poveri greci che di lì a poco avrebbero preso le armi sono raffigurati tra monumenti antichi, rovine architettoniche, statue e spoglia. Il motivo dei Grezi accanto alle rovine viene portato avanti e produce l'immagine tipica della Grecia nell'arte europea fino al lungo Ottocento. Dunque, questa immagine tipica del Greco tra i monumenti della civiltà greca classica e le rovine pittoresche, frutto della cultura antiquaria pro rivoluzionaria, sarà identificata con la figura del Greco Guerriero durante la Rivoluzione. Le caratteristiche ruvide e il costume folcloristico sono frutti dell'orientalismo dell'epoca. Allo stesso tempo, la presenza tipica delle rovine antiche funziona pure in questi esempi come la scenografia necessaria per guidare lo spettatore a identificare il luogo della Grecia. Ancora più indicativo è il fatto che il guerriero greco nell'iconografia filellenica indossa l'elmo all'antica come per esempio sia Lord Byron, sia l'eroe del Peloponneso Papa Flessas. Sebbene l'ultimo non portasse tale almo, e lo sappiamo con sicurezza dalle fonti letterarie, come discendente e continuatore degli antichi progenitori, viene presentato per forza all'antica. Sotto questo aspetto, l'arte filellenica avvicina la lotta dei greci moderni per la libertà alla rinascita della resistenza dei greci antichi contro il dispotismo asiatico durante le guerre persiane. Perciò, per esempio, il generale Miltiade si rivolge al guerriero Sugliote, seduto vestito all'orientale, sollecitandolo a ricordare Maratona e a svegliarsi imitando gli ateniesi dell'epoca di Pericle. Rispettivamente, l'antica dea della guerra Minerva Sostiene la lotta guidando e rafforzando i guerrieri greci, qua a sinistra. A destra, uno degli emblemi della rivoluzione, come stampato in un'edizione del 1822, tra gli altri simboli presenta come epingrafe Adica il motto degli Spartiani: I tan i Epitas. Come omaggio alla resistenza eroica degli Spartani, il pittore neoclassico Jacques-Louis David aveva dipinto nel 1814 il quadro monumentale col re di, eh, generale Leonida alla battaglia delle Termopili. Questo capolavoro del neoclassicismo, del suo artista superiore, presenta l'eroe antico come modello di virtù, exemplum virtutis, e documenta in termini visivi la battaglia in pari e senza speranza allo, stesso, allo stretto delle Termopili come simbolo eterno di libertà. L'arte filellenica incontra la rivoluzione greca, anche le sue sconfitte, come le nuove termopili e come una indiscutibile vittoria morale. Per questo motivo, il quadro di dimensioni enormi di David, durante il periodo rivoluzionario, viene pubblicato in incisioni, come nel 1826 da Jean-Nicolas Logier, col titolo In greco, O Leonidas en Thermopiles. E il ricavato della vendita delle copie viene offerto per i bisogni finanziari della guerra. La figura di Leonida, cioè dell'eroe per eccellenza, viene presentata pure scolpita l'anno successivo su orologi decorativi, come qua a destra. L'arte filellenica rappresenta la guerra dell'indipendenza greca a prendere luogo tra le rovine e per le rovine. A sinistra un guerriero greco giura sulla tomba di Temistocle, l'antico difensore della repubblica ateniese, mentre a destra un giovane affila la sua spada su marmi antichi. Il paragone dei rivoluzionari moderni con i progenitori antichi è un tema amato dell'arte filelenica. Monumenti antichi e rovine sono la tipica scenografia per le battaglie della guerra greca. Il pittore tedesco Perlberg. Mette sullo sfondo della sua rappresentazione di una battaglia delle colonne doriche. Rispettivamente, anche a Missologhi, il pittore francese de Lansac mette sullo sfondo della scena emotiva della madre che sta per suicidarsi delle colonne antiche. Anche se tali colonne non esistono in realtà nel territorio di Missologhi. Lo spettatore europeo e la sua cultura visiva hanno bisogno dell'antichità per identificare la scena con la Grecia. Certo l'Acropoli domina nelle opere con battaglia intorno ad Atene. A sinistra l'intensità dello scontro prende luogo sotto l'Acropoli e vicino al Tempio di Giove Olimpio. A destra, davanti ai Propilei, viene presentata una greca armata determinata a difendere l'Acropoli. Con molta probabilità era figurata Asimo Lidorichi, moglie di Giovanni Guras, capitano dell'Acropoli. Dopo la sua morte, nell'ottobre 1826, Assimo diviene lei il capo della resistenza sull'Acropoli e fu nominata domina del castello dell'Acropoli. Anche lei andò incontro a una morte eroica il 12 gennaio 1827. Nell'Ereteo, dove abitava, un bombardamento turco fece cadere il soffitto antico. Questo episodio romantico e emozionante ispirò il pittore di scene storiche Nicolas-Louis François Gauche col titolo L'eroina dell'acropoli oppure l'eroina greca. A parte l'antichità, anche il cristianesimo contribuì all'iconografia filellenica come una, un caratteristico fondamentale dei greci moderni in comune con gli europei dell'Occidente. L'opera di Lord Byron Il Giaur. Stampato per prima volta nel 1813, è una sintesi poetica di carattere narrativo. Byron aveva avuto l'ispirazione per questa opera quando, viaggiando per la Grecia nel 1810, assieme col suo amico John Camp Hobhouse, aveva appreso di nuovo in una barbara tradizione ottomana, secondo la quale le donne che avevano relazioni fuori del matrimonio erano condannate a morire per annegamento gettate nel mare. I protagonisti sono Leila, membro del harem dell'Ottomano Hassan, che ha ucciso dopo aver scoperto che chiama il cristiano Ghaur. Ghaur a sua volta vendica la morte di Leila, uccidendo Hassan. Questa opera di Byron, frutto dell'orientalismo, cioè dell'approccio dell'Oriente da parte occidentale come un mondo pittoresco ed esotico, ebbe un grande successo con ristampe e traduzioni in varie lingue mescolando la fantasia con elementi erotici e anche sottolineando il contrasto tra la religione cristiana e quella musulmana. Inoltre, durante la rivoluzione greca, la figura di Gaur diviene emblematica del cristianesimo e dell'Occidente contro l'Islam e l'Oriente. Dunque, la storia a tema erotico di Byron, attraverso le sue varie rappresentazioni visuali, diviene un tema allegorico della guerra dei Greci. La rappresentazione tipica vuole che Giaur a sinistra uccida Hassan sotto e chieda poi al suo servo a destra di decapitarlo. La rappresentazione visuale di questa storia ha occupato ampiamente l'arte, includendo artisti di primo livello come di nuovo Delacroix che dipinse più volte il duello tra Giaur e Hassan. Il motivo della vittoria di Gaur è riprodotto in variazioni in una serie di opere d'arte e di oggetti decorativi, come qua in un ricamo a sinistra o su una tenda per cammino a destra, oppure in medaglie e orologi. Nel contesto della religione cristiana e della propagazione della guerra greca come una nuova crociata, la croce viene usata come il simbolo tipico in molte opere di carattere storico dell'arte filelenica. Anche nelle immagini dove abbiamo a che fare con una pletora di simboli antichi, come sulla bandiera già vista con riferimento alle Termopili, anche qua la croce domina al centro. I protagonisti e gli eroi portano di solito la bandiera con la croce, come nella invasione della città di Tripolizia a sinistra. A destra, Nicolakis Mitropoulos che alza la bandiera rivoluzionaria col motto En tutto Nica alla città di Salona, nella Pasqua del 1821, costituisse il modello della figura eroica dipinto dal pittore e viaggiatore francese Louis Dupré. In termini simili, i combattenti giurano davanti all'arcivescovo che porta in mano la croce, esposta pure sulle bandiere dei guerrieri. Nel contesto dell'amministrazione ottomana, la religione è criterio di identità, quindi la Chiesa Ortodossa e il simbolo della croce costituiscono un elemento di riferimento. La croce, sia sugli emblemi dei preti, sia sulla bandiera greca che mostra Lord Byron, si distingue sul cielo di Missolonghi quando il poeta giura per la rivoluzione greca in un'opera emblematica su cui torneremo più in avanti. Il tema preferito dell'arte del filelenismo e del romanticismo in generale fu la rappresentazione delle sofferenze dei greci, e della loro vita difficile sotto il dominio ottomano e durante la guerra. In particolare, il tema dei fuggitivi greci che scappano per evitare le barbarie turche mosse il pubblico filelenico e venne raffigurato nelle arti visive più volte. La persecuzione la sperimentano sia gli eroi anonimi a sinistra, sia quelli noti come a destra Marco Bozzaris che fa fuggire la sua famiglia verso le sette isole sotto il dominio britannico. In questo tema, l'opera più emblematica viene dipinta dal pittore italiano romantico Francesco Hayez, i Profughiti Parga. Nel 1819, gli inglesi vendono la città Parga al governatore locale di Gianina, Ali Passà. Come risultato, i cittadini di Parga, ricordando la natura vendicativa di Ali Passà, contro il quale avevano combattuto la loro resistenza nel passato, fuggono verso le sette isole. Questa scena drammatica dei profughi che lasciano la loro città e le loro case, Hayes la dipinse qualche, eh, qualche tempo dopo, nel 1831. Il tema dei fuggitivi che provano a mettersi in salvo con le barche è presentato da Hayes più volte, sia in modo generico come a sinistra, sia con riferimento a fatti concreti come a destra, con i fuggitivi dell'isola di Schio dopo la distruzione dell'isola nel 1822. Il tema è standardizzato specialmente nell'arte filellenica italiana in opere come questa ancora su Parga o in modo generale come in questa opera di eh, Ludovico Liparini. Imitando queste pitture di Liparini l'iconografia coi fuggitivi greci viene introdotta anche nell'arte moderna greca nella seconda metà dell'Ottocento. I temi romantici, con scene di battaglie senza speranza, muovono il romanticismo dell'epoca e il suo spirito eroico. Scene con guerrieri anonimi, come il giovane che difende il padre ferito, dipinto da Ari Sefer, sono diffuse tramite repliche, copie e riproduzioni in varie opere e oggetti d'arte filellenica. Le scene eroiche e al contempo tragiche col suicidio preferito alla schiavitù, o con la madre a misologhi, a destra, o con la copia, a sinistra, rispondono alla sensazione del pubblico romantico che segue con apprezzazione l'andamento della rivoluzione greca e fa nascere un crescente sentimento filellenico, probabilmente ancora più che attraverso le figure degli eroi trionfanti. In questo contesto, il motivo dell'eroe non vincitore ma ferito che infine muore per la libertà, avrà un successo eccezionale nell'arte. La morte per esempio del generale Giorgio Karaiskakis nel 1827 qua in un quadro di un ignoto pittore italiano o il ferimento mortale di Labros Zavella sono rappresentati ancora e ancora soprattutto nell'arte filellenica italiana. Labros Zavella, capitano dei Suglioti e della loro lunga resistenza contro gli ottomani, Fu ferito gravemente nella battaglia di Chiava nel 1792 e morì tre anni dopo. Dopo la fine della rivoluzione greca si riscoprono questi modelli di eroismo come l'Avros Zavella e si presentano qua nelle opere dell'Iparini o del Francesco del Vivo in capolavori del romanticismo italiano. Se però c'è un solo eroe greco che viene dipinto più volte nell'arte del filellenismo, questo è senza dubbio un altro capitano dei Suglioti, Marco Bozzaris. Bozzaris era famoso per aver resistito con solo eh, 240 uomini a Cephalovris vicino a Carpenissi, nella Grecia centrale, contro 8.000 turchi. Proprio lì... La notte tra l'8 e il 9 di agosto 1823 Marcos Boccaris venne ferito alla testa e trasportato a Missologhi, dove morì e fu sepolto nel lutto generale. La morte di Marco Boccaris ha ispirato col tempo dozzine di rappresentazioni in pittura e incisione che provano a trasmettere allo spettatore l'intensità della morte nella battaglia, come qua nell'opera di Jean-Charles Langlois. O di Filippo Marsili che presentano composizioni con molte persone, con scene di battaglie e l'eroe ferito al centro. La versione che poi diventa il modello sul tema specifico è opera ancora una volta di, Luv, di Liparini al museo, qua di Trieste. Qua questo discreto pittore italiano Filelleno limita la composizione a poche persone, una squadra intorno alla figura dell'eroe che domina al centro. Questa opera. Fu l'originale per numerose varianti sullo stesso tema, sia nell'arte filellenica italiana, come quando l'opera di Gualtieri, sia nell'arte greca moderna, come l'allievo di Liparini, Dionisio Tsokos. A parte le scene drammatiche, l'iconografia della rivoluzione ha bisogno anche di eroi trionfanti, sia anonimi, sia noti. Gli eroi anonimi sono raffigurati in scene di riposo. O con la risolutezza necessaria, come a sinistra, o con la meditazione dopo la fatica della battaglia, come a destra. L'iconografia filellenica presenta la figura del guerriero greco nel dettaglio riguardo alle sue caratteristiche, i vestiti e le armi, e offre così al pubblico europeo un tipo antropologico speciale. La presenza folcloristica del guerriero con la fustanella tradizionale usa come sfondo il Partenone proprio per collegare la rivoluzione greca con il passato storico. Questo schema ideologico viene usato anche dai filelleni, quando indossano essi stessi la fustanella greca, mentre posano orgogliosi con le antichità sullo sfondo. Negli eroi eponimi, l'interesse si trova nelle caratteristiche dei ritratti. Il filelleno tedesco militare oltre che artista Karl Krautseisen disegna di persona i generali della rivoluzione e ne caratterizza con dettagli il viso e i vestiti. L'altro ritrattista della rivoluzione greca, Adam Friedel, anche lui testimone visivo, disegna i greci protagonisti della lotta in maniera più libera, con anche elementi pittoreschi, includendovi il passaggio greco. I fileleni generali della guerra, a loro volta, posano vestiti alla greca con fez, fustanella e armi, come Fabier a sinistra sulla sua bella medaglia di David Anzer o Gordon a destra per la serie di ritratti di Grazaisen. La partecipazione alla guerra greca li spinge ad adottare anche le caratteristiche tipiche dei guerrieri greci. A parte di Marco Bozaris, che si dipinge in molte e varie opere, come l'eroe per eccellenza, dopo la sua morte nel 1823, quando inizia praticamente l'arte del dell'iflelenismo, Costantino Canaris si distingue per la lotta navale e viene rappresentato in molte opere d'arte e di ogni genere. La sua impresa, ovvero l'incendio della nave a capo della flotta ottomana nel 1822, per vendicare il massacro dei turchi nell'isola di, di Schio, ha prodotto anche una diffusione della sua rappresentazione in varie opere visive, non solo quadri e sculture, ma anche oggetti di uso goditiano. L'opera scultorea di Benedetto Civiletti raffigura Canaris col suo compagno sulla loro barca in un momento di massima intensità, mentre con fare eh, determinato stanno avvicinando il loro bersaglio. Questa composizione si trova in varie versioni, come a sinistra il boccetto in bronzo, mentre in dimensioni naturali fu scolpito in marmo. La statua oggi decora il Giardino Inglese eh, a Palermo, qua a destra. Tra le donne eroine della guerra, la scarina Bobulina è forse la più notevole. La sua immagine è raffigurata non solo in pittura e nelle incisioni, ma pure in oggetti fileleni a scopo decorativo fino ad arrivare alla pubblicità come sotto a sinistra dove si propaganda un liquore col suo nome. Sicuramente una figura particolare dell'iconografia filelenica è Lord Byron sotto vari aspetti. Il poeta romantico che diventa il modello generale dell'uomo romantico e dell'eroe insieme era figurato in innumerovoli opere d'arte, molte delle quali lo presentano anche in Italia. Byron romantico è identificato con la Grecia dopo la sua energica partecipazione alla rivoluzione e la morte nel 1824 a Missolonghi. Byron qua è in dialogo continuo con il luogo greco, la sua storia e anche con i greci moderni, un dialogo che supera l'approccio rigoroso tipico dei viaggiatori classicisti dell'epoca. La Grecia che Byron sogna sopra a sinistra non è solo quella della civiltà antica, ma è anche la Grecia dei greci suoi contemporanei, con i quali egli sviluppa una relazione esperienziale, sotto a sinistra, e non si limita solo alla fustanella che pure lui usa sotto a destra. Il poeta diviene un guerriero, addirittura è il capo di un gruppo di soldati, come mostra l'immagine a sinistra sul piatto filellenico. Con questa identità e questo ruolo del guerriero vestito con la fustanella. E non come poeta, Byron eh, si distinguerà come l'eroe per eccellenza della rivoluzione greca. La fama del guerriero Byron, vestito alla greca, si trova allo stesso tempo a concorrere con la sua immagine di poeta. Per questo motivo, come greco, è rappresentato a destra in una immagine pubblicitaria di un cioccolato, per favore, nel tardo 800, per esaltarne le qualità. La sua morte prematura e inaspettata consoliderà entrambe le identità del poeta e del guerriero con la lira e la spada, come si vede qua nel quadro monumentale. La colonna a destra porta in greco il nome della libertà. Senza dubbio, Lord Byron costituisce la personalità più emblematica di tutto il fileninismo. E in modo analogo la pittura di Ludovico Liparini presentando Lord Byron a Missolonghi, è la rappresentazione visuale più emblematica di tutti i partecipanti alla rivoluzione greca. È l'ultima produzione filelenica dell'Iparini per commissione del signore Santa Giacomelli di Treviso. Presenta un fatto storico, vero, il giuramento di impegnarsi nella lotta per la libertà che Lord Byron al suo arrivo a Missolonghi, presta sulla tomba di Marco Bozaris come abbiamo visto morto nel 1823, cioè sulla tomba dell'eroe che l'aveva chiamato in Grecia. Qua abbiamo a che fare veramente con tutti i principali attori del Risorgimento ellenico, perciò possiamo dire che è l'immagine più emblematica nell'iconografia della rivoluzione greca in assoluto. L'iconografia filoellenica per la rivoluzione greca non resta confinata solo all'ambito delle pitture, statue, incisioni e illustrazioni di libri. Dal 1825 in poi il movimento filellenico diventa popolare e di massa. L'arte ufficiale e la sua iconografia, anch'essa di larga diffusione, con molte riproduzioni e utilizzazioni, diffondono le figure folkloristiche dei Grezi con i costumi tradizionali, balcanici e nello stesso momento orientali, familiari all'Occidente. Per questo motivo sono riprodotte anche in oggetti di carattere decorativo e di uso quotidiano, opere accessibili dal punto di vista economico a un pubblico più ampio. Questa moda filellenica, che può essere caratterizzata come grecomania, penetra fino, al, fino nella vita quotidiana nella forma per esempio di piatti da tavola. Le fabbriche mettono in circolazione verso 1826 in poi piatti decorati con temi ispirati alla rivoluzione greca. Per esempio nel 1825, per ordine, molto probabilmente della fabbrica di ceramica a Soisy-le-Roua, vicino a Parigi, il pittore e incisore Henri Charles Loylote disegna per la stampa una serie di 16 litografie col titolo Le battaglie per l'indipendenza, che vengono riprodotte in piatti e anche in altri oggetti decorativi come vasi qua. 12 di questi temi delle, delle litografie vengono rappresentati quattro serie, dozzine, di piatti ceramici prodotti dalla fabbrica Soisil-Eroy e parallelamente vengono usati in varie versioni anche dalle fabbriche a Montero e Toulouse, sempre in Francia. La varietà di combinazioni decorative, della bordatura al colore e ai temi scelti, Dimostrano il successo di questi oggetti, un uso quotidiano con scene fileleniche. Qui si vede lo stesso tema come si riproduce in varie versioni, per esempio l'eroe Constantino Scanaris sulla sua artiglieria e il politico e scrittore francese Brian, che presiede il Comitato Filelleno di Parigi. Piatti decorati con scene filelleniche e i loro protagonisti vengono prodotti pure in Italia, Germania e Inghilterra, accessibili da un pubblico ampio. Lo stesso vale per gli orologi decorativi. Orologi di grandi dimensioni sono decorati di solito con figure singole o con copie di eroi della rivoluzione greca. Le figure umane presentano eroi e temi presi da motivi dell'arte filellenica, riprodotti di solito in incisioni. La varietà di temi, materiali e tecniche, come pure la gamma di produzione di questi orologi, oltre la metà dell'Ottocento, avrà come risultato la diffusione dell'iconografia filelenica. Lo stesso si vede nei vasi decorativi di qualità eccezionale. Le scene di battaglia di solito sono scelte per rivestire regolarmente il corpo dei vasi su un lato, mentre l'altro lato è decorato solo con colore o motivi astratti. Ancora, la varietà e la qualità dei vasi decorati con scene fileleniche rappresentano un caso unico nell'arte. Figure individuali di eroi vengono prodotte come statuette destinate ad usi vari e realizzate in vari materiali. Con oggetti d'arte di questo tipo, la Grecia era diventata di moda nella vita quotidiana dell'Europa e degli Stati Uniti. In conclusione. Abbiamo visto molti e diversi esempi di tutti gli aspetti dell'iconografia filellenica. Praticamente le immagini che offre l'arte del filellenismo si identifica con l'immagine in generale della nostra cultura visiva riguardo la rivoluzione greca. Quasi tutti i documenti iconografici disponibili sono queste opere d'arte e oggetti filelenni. Dunque l'arte filellenica ha un valore non solo artistico ed estetico, ma anche di documentazione storica. Per dimostrare questo valore vorrei condividere alcune immagini della rivoluzione greca, così come sono esposte nella grande mostra che il Parlamento ellenico presenta a questo periodo, nel Palazzo del Parlamento in Atene, intitolata Guardando la Libertà, proprio per la, la celebrazione di questo importante anniversario. Al piano terreno si presenta in modo introduttivo il risveglio dell'ellenismo, prima ancora della rivoluzione, dal punto di vista ideologico e culturale, sulla base della continuità della storia greca e in particolare del culto dell'antichità. Tutte le opere d'arte, come anche le illustrazioni, incisioni nelle edizioni dei viaggiatori, sono prodotti di una prima fase prematura del filellenismo. Al primo piano, nella cosiddetta sala dei trofei, si presentano gli eventi durante il periodo rivoluzionario. Anche qua quasi tutte le opere d'arte, pitture, incisioni, statuette e oggetti decorativi, sono frutto dell'arte filellenica, allestite in modo da dialogare con gli affreschi che decorano questa sala monumentale del palazzo. In altre parole, L'immagine che ci siamo formati della rivoluzione greca e in generale del risorgimento ellenico sono prodotti del filellenismo. Il filellenismo e l'arte filellenica non sono altro che una fase eccezionale riguardo un più ampio fenomeno: quello della percezione della Grecia e della civiltà greca da parte della cultura europea occidentale in età moderna, dal Rinascimento in avanti. Dobbiamo però riconoscere che l'iconografia filellenica ancora oggi è trascurata e usata solo per illustrare gli eventi storici. Ritengo, invece, che eh, vale la pena studiare l'arte del filenismo in sé stessa, osia dal punto di vista artistico, estetico, ideologico e culturale. Non solo per gli aspetti documentari che aiutano a comprendere le fasi della rivoluzione greca, ma anche per capire i legami storici, artistici, ideologici e culturali in tutta l'Europa, l'Europa della solidarietà tra i popoli che crea la cultura comune europea, la cultura dei valori umani. In questo contesto la libertà, il desiderio sublime della guerra greca di indipendenza, la libertà qua celebrata nella splendida casa triestina della famiglia eh, Carziotti, è commemorata questo anno con molti eventi come anche quello di oggi. La libertà greca e la libertà del filellenismo restano il più fondamentale ideale della tradizione europea. E siamo oggi qua non solo per commemorarla, ma anche per garantirla. Viva la libertà, viva la Grecia, viva l'Europa. Grazie. Buonasera, posso cominciare o? Buonasera. Mi sentite? Sì, sì. sì. Okay. Grazie buonasera. Allora, uh, per, dopo la, questa interessantissima uh, conferenza del de, dottore Cuccio Giannis, uh, il mio intervento sarà un po' stretto. Eh, piccolo, come anche Maria Casotachi mi ha chiesto di essere, di offrire una, una brevissima introduzione sul tema. Eh, caro signore Presidente, care, cari amiche e amici, membri della comunità greco ortodossa di Trieste, cari colleghi e colleghe, signore e signori. Vorrei ringraziare la nostra uh, comunità, specialmente eh, la professoressa Maria Casotachi. Per avermi invitato a partecipare a questa conferenza con quella la comunità contribuisce alla celebrazione di 200 anni uh, dopo l'inizio della rivoluzione ellenica nell'anno 1821. Sono molto commossa di essere eh, con voi, purtroppo non in vivo, a causa delle circostanze in quelle viviamo in questi due anni vorrei anche gradire il signor eh, dottoressa Francesca Massaro eh, che ha, ha scritto eh, e pre ha presentato eh, questa sua tesi di laurea, eh, laurea sotto la supervisione della mia collega e amica Giulia eh, Catalan e la ringrazio anche per avermi spedito la sua tesi. Ho scelto come tema del mio breve intervento la dimensione internazionale della rivoluzione greca 1821-1830. Lo scorso marzo abbiamo organizzato nella nostra università di Atene un convegno internazionale sotto il titolo The Greek Revolution in the Age of Revolutions 1776-1848. Riappraisals and Comparisons, e avevamo l'occasione di ripensare su questa dimensione della rivoluzione ellenica. Nell'invito della conferenza di oggi sta come sopratitolo Eleftheria e I Thanatos, Libertà o Morte. Erano delle parole che esistevano in quasi tutte le proclamazioni della rivoluzione. Anche durante la rivoluzione erano usati sia dai greci che da altri uh, europei i termini «Agonas e «La lotta per la Libertà e per l'Indipendenza della Nazione Ellenica», «The Freiheitskampf», «The Greek War for Independence» or «The Struggle for Freedom». E questi erano i termini che alternativamente si usavano anche nella letteratura europea e internazionale. Però anche durante gli anni 1820 esisteva la uh, coscienza che si trattava di una rivoluzione, specialmente una rivoluzione nazionale. Un altro termine ideologicamente impregnato eh, che c'era in uso uh, era quello della rigenerazione, la re della Grecia. Griechenland's Wiedergeburt, la rigenerazione re della Grecia, era il titolo di una lettura, lezione, anzi un pamphlet è uscito, che Wilhelm Krug, professore della classica, ha offerto nella Domenica delle Palme il 10 aprile 1821 in Lipsia. Era per lui un gioco ideologico con i termini rinascita, resurrezione, quella di Gesù Cristo nella Pasqua e della nazione ellenica. La rivoluzione greca era la prima nell'Europa sudorientale che poteva servire da paradigma per gli altri popoli della nostra zona per resistere agli ottomani ma era anche un paradigma per l'indipendenza costituzionale o per i movimenti di unificazione tramite gli altri popoli nel mediterraneo italia sicilia ed altri uso il termine paradigma paradigma seguendo l'aspetto metodologico di Thomas Kuhn Qui, nell'anno 1970, nel suo libro The Structure of Scientific Revolutions, ha elevato a termine metodologico la parola paradigma per spiegare le rivoluzioni scientifiche, termine che ben presto trovò la sua applicazione e la sua prova di dimostrabilità anche nelle scienze sociali. I veri obiettivi che giustificavano l'uso del termine rivoluzione per la lotta greca erano, primo, il chiaro scopo in atto fin dall'inizio di governare il popolo in rivolta sotto una Costituzione democratica. Secondo, l'idea della libertà. E terzo, l'istituzione di una Repubblica indipendente in cui ci, eh, si possano svolgere elezioni democratiche determinando l'abolizione radicale del regime esistente, quello dell'occupazione ottomana. Questa era una situazione senza precedenti per i mentori del concerto d'Europa che era stato stabilito nel congresso di Vienna 1814-15 chi desideravano di mantenere lo status quo nelle loro monarchie e cercavano a fraintendere la rivoluzione nazionale come una rivolta dei carbonari contro le autorità legali ottomane. Sebbene l'impero ottomano non era stato invitato nel congresso di Vienna e così non partecipava nella Santa Alleanza 1815, c'erano però alcuni dei conduttori, e Metternich sicuramente tra questi, che cercavano di mantenerlo intatto, eh, solo molto più tardi, e dopo molte resistenze, si poté riconoscere il vero contenuto di una rivoluzione nazionale. Gli storici dell'Ottocento e del Novecento hanno visto le insurrezioni through the looking glass delle tre grandi rivoluzioni quella americana, quella francese e la rivoluzione di ottobre del eh, 1917. Eh, Le uniche legittimate ad essere definite come tali. Il termine revolution era già noto nel 500 e nel 600, sia nel campo della scienza, Copernico, che in quello della politica. Grandi insurrezioni della prima età moderna erano state generate dalle aspettative di vari gruppi sociali e no, non è indispensabile cercarvi richieste di tipo socio-economico. Emergono inoltre cause religiose oppure a sostegno della patria, patria o della libertà. Le insurrezioni e le rivoluzioni conobbero una glorification come forme di resistenza. Con la rivoluzione americana 1775-76 e soprattutto con la rivoluzione francese 1789, come frutto dell'illuminismo, eh, si formò una nuova ideologia sulla spinta della dichiarazione dei diritti dell'uomo, dei principi di uguaglianza, fraternità e libertà del diritto a una costituzione. E anche se negli anni 1814-15 la rivoluzione risultò sconfitta sul piano eh, istituzionale, l'ideologia aveva tuttavia iniziato a diffondersi tanto che a partire dagli inizi del 1820 le rivoluzioni si seguivano a ondate a Napoli, nel Piemonte, nella penisola iberica, in America Latina. Nello stesso periodo si andava evolvendo e trasformando il contenuto di termini come patria, patrie, fatherland o di natio, nation, genus, ethnos. L'ideologia del nazionalismo iniziava ad affermarsi e a diffondersi. I concetti di diritti umani e di libertà diventavano lentamente di l'ideale dei popoli. La rivoluzione greca e sue conseguenze, l'istituzione del primo Stato-nazione indipendente nell'Europa sud-orientale, fu un vero problema per la diplomazia europea nell'Ottocento, anche se più o meno nell'ambito della cosiddetta questione orientale. Ed è in questo contesto che si è svolta e ha vissuto anche la vera internazionalizzazione come oggetto diplomatico in quasi ogni nuovo trattato e congresso che affrontava questo nostro Mediterraneo orientale, ma anche come questione storiografica. Finché la questione orientale è stata uno un Uh, dei temi centrali delle relazioni internazionali, la rivoluzione greca o le guerre e le lotte diplomatiche per l'indipendenza di altri popoli dell'Europa sudorientale facevano parte degli oggetti centrali di discussione e ricerca. Molti libri sono stati pubblicati in questi contesti più o meno fino alla metà del Novecento. L'ellenismo era un altro aspetto internazionale della rivoluzione greca. Il suo aspetto cosmopolita e transnazionale è presente nella bibliografia nell'ambito non solo dell'impegno militare di un esercito liberale, o come azione umanitaria, o come attività finanziaria che coinvolga banchieri, investitori e speculatori ma anche nei confronti degli ex combattenti militari, militanti e soprattutto nella sfera eh, pubblica e nell'arte, eh, nell come eh, il produttore Koutsoyanis ci ha mostrato. La Grecia è diventata uno strumento per esprimere idee politiche radicali per il futuro dell'Europa e questo è stato dimostrato attraverso la pubblicazione dei libri, ma soprattutto attraverso la rassegna stampa e articoli e, eh, delle arti. Molto spesso il divenne un simbolo di raduno per l'opposizione in molti paesi europei. Quando lo paradigma storiografico è spostato verso la storia so economico-sociale, i temi come la rivoluzione, la, rivol la rivoluzione greca, eh, è stata anche studiata come fenomeno socio-economico, sebbene più o meno esclusivamente da storici greci. Con poche eccezioni, la rivoluzione greca non è stata inclusa come tale nella recentissima storiografia sulla tradizione rivoluzionaria. Eric Hobsbawm fu uno di quelli che la includerono nel suo famoso libro The Age of Revolution uh, 1789-1848, riconoscendone gli aspetti sociali, nazionali, economici e internazionali. Quanto al resto della storiografia internazionale, semmai affrontata, la rivoluzione greca è rimasta come una struggle for independence, lotta per l'indipendenza piuttosto che un oggetto rivoluzionario della modernità o una questione di storia costituzionale. Ma è chiaro che la rivoluzione greca non ha trovato il posto che merita nei libri recenti di sulle rivoluzioni in un contesto globale, per esempio nei libri di Armitage, Bell e altri. La visione comparata della tradizione rivoluzionaria mediterranea adottata negli ultimi anni segna un vero cambiamento, Maurizio Isabella, Costantinazano e altri, che ha avuto come focus primario gli arti eh, rivoluzionari italiani e spagnoli. Una straordinaria ondata di rivoluzioni ha travolto il mondo occidentale. Nessuna di queste rivoluzioni, inclusa la rivoluzione greca, può essere compresa senza una comprensione di questo contesto più ampio e dei vari fattori che hanno collegato tra loro le diverse rivoluzioni di questa età rivoluzionaria. Come ha sostenuto Jonathan Israel, un'unica corrente di idee, che chiama lui illuminismo radicale, ha rappresentato la connessione più importante tra i diversi atti rivoluzionari del periodo. Il ruolo del liberalismo è stato uno degli aspetti cruciali delle rivoluzioni dell'epoca. La Grecia è stata collocata nello spazio parallelo e comparativo dei trienni liberal degli anni 1820-23 riguardanti le rivoluzioni in Italia, Spagna e Portogallo. Verso una internazionale liberale che si estenda dall'America del Nord all'America Latina, ma anche ad altre parti dei Balcani e dell'Europa. Il successo della rivoluzione greca è anche attribuito a questa internazionale liberale. Poiché ha goduto del sostegno pubblico in Gran Bretagna e Francia, ma anche in alcuni stati tedeschi. Una prova del ruolo della rivoluzione greca fu il suo effetto diretto o indiretto sul caso siciliano tra gli intellettuali, come Francesco Scalora ci ha mostrato nella sua, nel suo veri, molto interessante libro ma anche sulla prassi delle attività di emancipazione intraprese successivamente nello Tuttavia, se si esamina il caso italiano con una lente più ampia, si può trovare un osmosi a lungo termine dal 400 in poi attraverso l'insediamento di intellettuali greci durante il Rinascimento. In seguito, eh, in seguito durante la diaspora greca in varie città della penisola italiana e anche di studiosi siculo-albanesi. Questa osmosi ha contribuito agli aspetti ideologici eh, comuni dei movimenti patriottici. L'antichità ha avuto un ruolo centrale in questo caso ma anche nel ruolo della diaspora per la preparazione dei movimenti di rivolta e della partecipazione dei combattenti italiani alla rivoluzione greca, come la dottoressa ci ha mostrato oggi, e di atti comuni nell'ambito del risorgimento italiano. La Grecia ha resistito all'occupazione ottomana mentre l'Italia si oppose alla dominazione austriaca e la Sicilia a quella borbonica. Un aspetto cruciale della rivoluzione greca come evento nazionale e internazionale è il tentativo fin dall'inizio di formare una Costituzione rivoluzionaria come nei casi di Francia, Spagna, Belgio e altri. In caso della Grecia, l'atto di indipendenza aveva molte cose in comune con la dichiarazione americana del 1776 considerando che i suoi testi costituzionali avevano qualche somiglianza con quelli francesi e spagnoli. La sua struttura ideologica liberale è stata dalla bibliografia esaminata come un laboratorio di idee. Le tre costituzioni greche durante la rivoluzione ci rivelano la fede del popolo greco che non può esistere uno Stato greco senza costituzione. Emerse anche un altro aspetto della rivoluzione greca, sempre nel quadro della modernizzazione del nuovo Stato secondo i paradigmi di altre tradizioni amministrative europee. Questo era il caso, per esempio, della polizia appena organizzata. L'impatto della rivoluzione francese come minaccia alla sicurezza trasfrontaliera trasfront ha promosso una crescente internalizzazione dei discorsi e delle pratiche di sicurezza e di polizia. La rivoluzione greca può essere vista anche dalla prospettiva della sicurezza pubblica, cioè l'insieme delle pratiche, dei discorsi, delle categorie giuridiche e delle istituzioni poste in essere per rispondere e interagire con le nuove dottrine minacce che hanno configurato il panorama della sicurezza pubblica in Europa e nel mondo nell'età delle rivoluzioni, concentrandosi anche sulla formazione della polizia. Una rivoluzione non è solo la struttura ideale per la trasmissione di esperimenti e combattenti rivoluzionari, è anche, oltre o parallelamente a ciò, un atto di guerra. E nel caso greco, a parte il ruolo della sua preparazione attraverso la segreta società degli amici, Filichietteria, fondata nell'Odessa in 1814, con le sue radici in tante città della diaspora greca e nella penisola ellenica meridionale, a parte il ruolo dei cleftes, banditi, e dei martolos, armatoli, sulla terraferma, come avvenne anche nella rivolta serba, penso che il punto decisivo del terreno per il successo della rivoluzione sia giocato in mare. Non è stata solo la decisione di Metternich di applicare la Realpolitik, ma anche il suo interesse a salvare il commercio navale austriaco che ha spinto la sua neutralità ambivalente. E questo era, in misura più decisiva, l'atteggiamento delle potenze navali britanniche e francesi e della Russia, che ha continuato a giocare la carta religiosa nella sua diplomazia. Tutti questi poteri, compresi dall'inizio, lentamente hanno riconosciuto che la vera minaccia proveniva dalla forte marina greca che agiva come corsari o pirati. Il loro riconoscimento come popolo in guerra, già nell'anno 1823 dalla parte della Gran Bretagna, è stato un, il primo passo e furono prese altre misure che, in modo diplomatico e prudente, lasciò spazio agli armatori greci per agire come i pilastri più importanti dei greci ribelli sul fronte militare, economico e politico. La navigazione, la guerra navale si è rivelata uno dei pilastri della guerra di indipendenza greca e ha contribuito in modo decisivo dell'esito finale. Mi pare che Navarino non sarebbe stato, stato senza questa pirateria fortissima della rivoluzione greca. Attraverso la navigazione e il suo ampio sistema di rete prima e dopo la rivoluzione, il nuovo Stato, seppur limitato ad un piccolo ambito territoriale rispetto ai vicini popoli balcanici, potrebbe guadagnare più facilmente il riconoscimento delle potenze nautiche internazionali e potrebbe essere inserito nello scacchiere internazionale anche per ragioni geopolitiche. Finisco. George Finley ha scritto nell'introduzione della sua Historia of Greece, Storia della Grecia, eh, in, trad eh, in traduzione, «Quanto una nazione desidera l'indipendenza, è probabile una rivoluzione, ma quando è spronnato all'azione da un appetito di vendetta oltre che da una passione per la libertà, una rivoluzione, rivoluzione diventa inevitabile. È proprio l'idea di libertà, della liberazione, che ha impressionato la rivoluzione greca. Vi ringrazio. Grazie. Prima di chiudere, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa. O oh, ai qui presenti, o la professoressa Cacciardì. Io volevo fare una considerazione generale che guarda usare Buonasera, buonasera a tutti, e tre. Io volevo fare una considerazione, eh, c'è cioè, praticamente. Ci avete raccontato tutti e tre oggi che la Grecia è stata anche un po' fortunata, nel senso che forse in quel momento l'Europa aveva bisogno di un sogno, aveva bisogno di qualcosa. Lei e voi stessi ci avete detto che praticamente dopo alcuni movimenti, l'insuccesso della Rivoluzione francese con la Restaurazione, con i Carbonari in Italia movimenti che non sono andati avanti, forse in quel momento l'Europa in, in Grecia ha visto un sogno, un sogno una, una cosa alimentata dal Romanticismo e quindi abbiamo visto sia dal punto eh, del, artistico sia dal punto di vista storico. Non so se, 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 se quella mia considerazione è corretta, cioè che il momento della rivoluzione ellenica ha trovato anche un interesse perché l'Europa aveva bisogno di crederci a qualcosa. Questa è la mia idea, non so se è corretta, magari mi rispondete voi. Chi vuole rispondere? Professoressa? Ah, sì. Io non ho parlato su un sogno e non penso che c'era bisogno di un sogno. La rivoluzione greca era basata sull'idea della libertà che si è un po' preparata negli anni prima del 1821, eh, tramite anche la filichieteria, eh, anche perché durante i 50 anni prima della rivoluzione erano anni fiorenti per l'economia e per la società greca, anche tramite la navigazione, il commercio, la diaspora, eccetera e in, nello stesso tempo l'impero ottomano, ottomano era in una grande crisi. Eh, in, questo, in questi 50 anni erano anche uh, diffusionate le idee dell'illuminismo, della rivoluzione, eccetera, eccetera. Allora, um, forse eh, posso eh, aspettare la sua, sua opinione che tramite i popoli eh, europei, eh, C'era un. Um, non un sogno, però volevano oh, tanti gruppi eh, avere una Costituzione, avere non solo una monarchia, avere una liberazione. E molti gruppi hanno visto anche nella, nel caso della Grecia eh, l'opportunità di rinascere l'idea della libertà che ha cominciato con la rivoluzione francese ma è diventato una guerra di Napoleone dopo e non una guerra di libertà proprio come l'hanno eh, pensato eh, negli anni del, dell'inizio della rivoluzione. Non voglio andare più avanti adesso su questo tema perché è un grande tema. Eh, grazie per l'intervento. Eh... Bene, allora eh, ringrazio la professoressa Cacciardì, il dottor eh, Cuccioiannis, la nuova dottoressa eh, Francesca Massaro per eh, la sua tesi per eh, quanto riguarda il contributo dei triestini alla rivoluzione greca, tutti voi per la vostra presenza, i tre consoli che sono presenti della Grecia, di Cipro e di Monaco e il reverendissimo Archimandrita che è presente, la professoressa Casotacchi e Thanasis per il loro contributo di allestire qua, e anche il signor Lecca per il contributo tecnico e anche laocratis, il signor laocratis dove Perché è la nostra mano destra che ci prepara tutto per poter svolgere il nostro lavoro bene e come si deve. Grazie. Grazie a tutti. Grazie molte anche da parte mia. Buona serata. Buona serata.